state muggini delle bellissime sardine, abbiamo anche dei granchi, caburu, gamberella, avvicinatesi a comprare, signori, signora, venga, venga qua, guardi la bellezza che abbiamo. Ascoltili, costumisci di cenno questo che sembra una medaglia, che pesce è? Signora, quello si può chiamare sparu, sparedda o sparlotta? No, c'ha troppi nomi, poi mi confondo mangiandolo. Ascoltili, quest'altro che vale lì, un pesce astronautico che c'ha tutti questi filoni lunghi. Signora, questa che pesce? È, diciamo, si può chiamare gambero, gamberetto oppure cambara. No, mi piace più cambara. E quanto costa la cambara al chilo? Quella cambara la possiamo vendere a 40.000 lire il chilo. Ehi te, cambara mobiliare! No, signora, diciamo che siccome un pesce è difficile di pescare, allora il pesce più difficile è e più costa, più facile è di pescare e meno costa, e così via dicendo. Non so, anche viceversa. Non mi piace, proprio non mi piace. Ascolti, è gustato di vari su babbo, custa. Ita ben gusto, ita ben. Signora, gusta, venirà essi, sali gusta. Ma calie, custa o gusta? No, signor, sali gusta e custa. Da pensiamo che via custa, invece non è custa e custa. Bella gusta. Ascolti, quanto costa la ligusta? La ligusta viene a costare 100.000 lire al chilo. Arrodazzacchili! E come mai questo costo così alto? Signora, costa cara perché per pescare questo pesce, che è ancora molto più difficile, l'uomo che deve scendere a pescare questo pesce si deve mettere la muta, le bombole, scendere a 10, 20, 30, 40, 50 metri. Una volta che è in profondità profonda c'è poca luce e lui, poverino, c'ha paura e dice dentro di sé: ce la farò, non ce la farò, chissà cosa mi succederà se mi succede. Cioè, non so se mi rendo, cioè, se ho spiegato quello che devo dirgli. Ascolti, un tot gusta spardella di me Fendi. Faccio una cosa, mi dica il prezzo reale, è inutile che... Signora, guardi, quando l'aragosta è viva costa 100.000 lire al chilo, ripeto. Quando invece è morta l'aragosta, la diamo a 20.000 lire. Ascolti, faccio una cosa, mi ammazzi queste due. Sardegna, volevo sapere lei quale animale vuole avere in casa. Sì, quale animale vuole avere in casa è lo stesso animale che voglio avere fuori. Questa moneta, la vede che bellina. Sono disperato perché gli animali sono abbandonati completamente. Vede, questa canietta qui avrà bisogno di un paio di occhiali. Non fanno occhiali per cani, è un disastro. Guardi, oppure se non potete fare occhiali, fate un paio di lenti a contatto. Bisogna dirglielo a questi dottori che stanno ascoltando. Ma lei qui cosa ci fa così adesso? Vede, sono venuto, questo è il discount di Vinci. Io vengo tutti i giorni a fare la spesa. Oggi è domenica, la cagnetta già da 3 mesi fa ha conosciuto un cane qui. Io intanto uniamo l'utile al dilettante. Mentre io faccio la spesa, i cani parlano e si è innamorato. Oggi è domenica, doveva venire, non è ancora arrivato, stiamo aspettando. Anche lei non lo conosce perché non ci vede, però gliel'ho spiegato io, guarda, è fatto così, è un setter, non ti preoccupare. Che animali vorrebbe avere in casa? A me piace, ad esempio, la gallina e il coniglio cotti. No, stiamo parlando di animali vivi, non so, un bel gatto. No, i gatti, per carità, guardi, rovinano le tende e spaccano tutte le poltrone. No, non fa bene con animali così. Un bel cane da caccia? No, non mi piace il cane no. Ma l'hai mai visto un cane da caccia mentre punta la preda? La preda, mentre sta cacciando. Ah, l'ho visto in casa di mio cugino. C'era questo tappeto persiano, è andato lì il cane e ha cacciato lì. Scusate, animale in gas. Io l'animale in gas ce l'ho. E per colpa di questo animale mi sono ammalato io. Io prima abitavo in via Busionera 15. E sotto adesso mi trovo a Villa Fiorita, è per colpa di questo animale. E che animale è? Spacca tutto, questo animale, questo disgraziato puzzolente che non è altro. Che animale è? Mio figlio. Perché a che ora arriva il tuo problema? Mi scusi, è un'inchiesta... E ancora bisogna, dai! Mi scusi, aspetti che ti do due schiaffi, ti ciaffano dall'altra parte, anche se ci sei tu amico suo. Devo chiedere una domanda, è un'inchiesta sugli animali in Sardegna, vuoi sapere quale animale le piacerebbe avere a casa? Io guardi, sono stato in Brasile tanto tempo,
È vero? Sì, è vero. È vero o non è vero? Sono stato in Brasile tanto tempo. Tutti gli anni che andavo c'era un amico che mi chiedeva un pappagallo brasiliano. Mi dimenticavo, 10 anni andando in Brasile, mi dimenticavo sempre. Un giorno, l'ultima volta sono andato, mi sono dimenticato lo stesso. Sono andato da uno che vendeva uccelli, mi sono fatto già un cucumeo. Bello, eh? Una civetta, no? Ha preso questa civetta, l'ha vestita da pappagallo e l'ho regalata a uno di Arborea, un emiliano. Niente, gliel'ho regalato a lui, capito? Una curiosità, questo profumo che sento? Ah, è malizia, profumo d'intesa. Il profumo che non danno ogni tizio. Guarda, lo so. Io in casa ho un pappagallo brasiliano che mi avevano promesso già da 10 anni. Ce l'ho da 5 anni. Mangia scarafaggi, pipistrelli, topi. Mi rientra anche alle 4 e 5 del mattino. È sempre in giro. Ma parla il suo pappagallo? No, parlare no. Però te guarda con due occhi così, deve essere pronto. Grazie. Siamo dalla televisione. E io non ho tempo perché ho fretta e sto andando a un party. Mi dispiace. E quello? Il casco. Porca miseria, sbaglio sempre, mi scusi. Guardi, veloce, un'inchiesta sugli animali in Sardegna. Quale animale preferisce? Guardi, io in casa c'ho un gatto d'ancora. Un gatto d'ancora? No, gatto d'ancora, bisogna tenerlo ancorato perché come lo lascio andare mi spacca tutto. Lo dovevo regalare alla mia bella, abita qui, la mia Puzzu. Senta, ma siete della televisione voi? Sì. Posso mandare i saluti a un amico? Sì, guardi in camera, veloce. Signor Boi, tanti saluti da me. Si ricorda quello che ha comprato i mobili da lì? Della galleria del mobile. Quello che c'è a Sesto, Bivio di Sesto, andando a Cagliari. Siamo nella residenza primaverile del famoso ornitologo Roger Murro e anche lui poniamo la nostra domanda. Quale animale preferirebbe avere in casa? Animale preferisco il cane. Il cane perché è un animale che ti fa la guardia, un animale intelligente e un animale obbediente soprattutto perché... Basta chiamarlo, non so, ad esempio. Giuliano? 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 Abbaia, ma non viene. Figura. Niente. E come mai questo nome per il suo cane, Giuliano? È legato a vecchi ricordi. Quando tu sei partito, mi hai lasciato nel vuoto. Buonasera signora, posso fare una domanda? È un'inchiesta? Un'inchiesta? Parli forte che non si sente da dentro, provi adesso. È un'inchiesta per la televisione signora, una domanda. Ecco, volevo sapere, è un'inchiesta sugli animali in Sardegna, lei ha animali... Ma che se no ti spacco la testa spaccata, eh? Ha animali in casa lei signora? Sì, sì. Però non l'abbiamo fatto apposta, eh. Cioè un animale che non è denunciato, non possiamo parlare di lui. C'è acqua in bocca? Ci sono questi di fianco che hanno un cinghiaio. E quelli forse l'hanno denunciato, forse no. Io non posso parlare perché mio marito non vuole. C'è mio marito che non vuole. D'accordo. Signora, buonasera. Se potresti glielo diresti, come non potresti allora torneresti e parleresti. Buonasera. Buonasera, saluti quello della televisione, glielo dico da parte perché mio marito non vuole. Stiamo facendo fagioli rossi questa sera e fa orrore e allora esce l'orrore, capito? Grazie signora. Arrivederci. Se potresti, torneresti. Grazie. Ti tengo una patata in testa.